Salve a tutte e a tutti, benvenuti a questi jolly in pillole che sono dedicati alla giornata internazionale dei diritti della donna che, come ben sapete, è domani 8 marzo. Quest'oggi parliamo dunque dei diritti delle donne in Costituzione. Quindi commenteremo e vi fornirò delle mappe concettuali relative agli articoli di riferimento, che sono l'articolo 3, l'articolo 29, l'articolo 37, il 51 e il 117. Andiamo ad analizzare l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. E andiamo alla mappa concettuale. Che cosa si enuclea nell'articolo 3 della Costituzione? Un principio importantissimo, quello di eguaglianza, al primo comma di eguaglianza formale, al secondo comma di eguaglianza sostanziale. Dal punto di vista formale, tutte le persone, abbiamo visto, hanno pari dignità dinanzi alla legge, quindi vi è un divieto di discriminazione, divieto di discriminazione dovuto ad alcune condizioni, che possono essere appunto il sesso, e qui il riferimento appunto alla tutela anche della donna, divieto di discriminazione in relazione alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alle condizioni personali e alle condizioni sociali. Il secondo comma va a concretizzare la formulazione di cui è di cui al comma primo e in particolare fa sì che si disponga che il ruolo dello Stato sia quello di rimuovere gli ostacoli per garantire da un lato il pieno sviluppo della persona umana e dall'altro la partecipazione dei lavoratori alla vita politica. È un articolo bellissimo. Fosse di fatto applicato quotidianamente, ci sarebbero di sicuro minori problematiche. E andiamo a vedere l'articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, leggete bene, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare. Quindi vi è una libertà di formare una famiglia. In Italia l'unico nucleo definito come famiglia dalla Costituzione è quello che si crea con il matrimonio e da tale vincolo nasce che cosa? Un diritto di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. E si creano dei vincoli di natura familiare che possono essere appunto quello di coniugio, quello di filiazione, di parentela e affinità, concetti che vi suggerisco di approfondire perché ricorrono anche nell'ambito del diritto amministrativo. Pensate ad esempio alla tematica del conflitto di interessi, dove il concetto di coniugio, di parentela e di affinità, nonché di filiazione, sono particolarmente importanti. Oltretutto, vi ho inserito una slide particolare dove vi evidenzio quelle che sono le differenze essenziali tra il matrimonio, che è l'unico vincolo riconosciuto dalla Costituzione, l'articolo 29, e l'unione civile, nonché la convivenza di fatto. Innanzitutto delle differenze terminologiche, perché l'articolo 29 si riferisce esclusivamente al matrimonio, quale ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare. L'unione civile invece non è un matrimonio, ma è una specifica formazione sociale composta da persone dello stesso sesso. La convivenza di fatto viene posta in essere da una coppia formata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da legami di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. E queste sono tre grandi tematiche particolarmente importanti e è necessario comunque conoscerle perché ormai è superato il concetto di vincolo strettamente legato a quello matrimoniale, così come invece avveniva ai tempi dell'adozione della nostra stupenda Costituzione.
Poi abbiamo anche delle differenze di genere, perché il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, mentre l'unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso, nonché la convivenza può essere istituita sia per rapporti eterosessuali che per rapporti omosessuali. Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. Il secondo comma poi mette in evidenza invece quelle che sono le tutele a favore dei minori. E andiamo a vedere la mappa concettuale che vi ho predisposto. Da un lato dunque tutela delle donne lavoratrici, dall'altro tutela dei minori lavoratori. Per quanto riguarda la tutela delle donne lavoratrici, vi è l'affermazione della piena eguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici. Questa eguaglianza formale man mano si è anche concretizzata in un'eguaglianza sostanziale. Vi è un principio di discriminazione positiva perché si tutela solo la donna e non gli altri generi, però che è anche preordinata alla tutela della figura femminile, poiché questa adempie essenzialmente anche a una funzione specifica che è quella appunto di madre. E vi ho inserito tra l'altro in questa mappa concettuale altri riferimenti: il codice delle pari opportunità per quanto riguarda il gap salariale, la sua eliminazione, la tutela della maternità con il divieto di licenziamento e le dimissioni per giusta causa, e il congedo parentale, quindi sia a favore della madre che a favore del padre. E sono concetti essenziali che poi vi suggerisco ovviamente di approfondire. Articolo 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. E andiamo a vedere anche in questo caso la mappa concettuale. Principio di eguaglianza per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Per quanto riguarda l'accesso agli uffici pubblici, questo viene garantito attraverso diciamo, la modalità ordinaria di accesso al pubblico impiego, che è quella appunto del concorso, che garantisce che vi possano accedere esclusivamente i più meritevoli. Per quanto riguarda invece l'accesso alle cariche elettive, questo viene garantito attraverso la votazione. Poi c'è tutta una normativa relativa a quelle che vengono definite quote rosa per garantire anche la parità o comunque delle quote adeguate di rappresentanza nell'ambito appunto delle cariche elettive. Anche qui il collegamento è al codice delle pari opportunità, nonché anche al testo unico sul pubblico impiego, dove ritroviamo questa garanzia della parità di genere. Articolo 117, settimo comma della Costituzione, infine, che come ben sapete, mette in evidenza quali sono le materie di competenza esclusiva statale, quelle di competenza concorrente Stato-Regioni e quelle di competenza residuale delle Regioni. Prosegue nei successivi commi, in particolare al comma settimo, mettendo in evidenza che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Quindi, articolo 117, settimo comma, che cosa mette in evidenza? Una competenza legislativa regionale preordinata alla rimozione di qualsiasi ostacolo alla piena parità di donne e uomini e alla promozione della parità di accesso di uomini e donne. La rimozione degli ostacoli è preordinata alla parità di donne e uomini nella vita sociale, culturale ed economica. La promozione di parità di accesso di uomini e donne è preordinata alle cariche elettive, quindi è un'esplicitazione di quanto abbiamo già anche visto negli articoli che abbiamo commentato in precedenza. Dopodiché vi ho inserito dei riferimenti legislativi nazionali, tra cui non si può fare a meno di evidenziare la legge 151 del 75, che è relativa alla riforma del diritto di famiglia, e ad un'altra serie di provvedimenti legislativi, nonché anche di altre tipologie di fonti che sono appunto preordinate a garantire la parità tra uomo e donna, o comunque la parità di genere.
Vi ho anche inserito dei riferimenti legislativi comunitari e al di là della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di altre comunicazioni e decisioni che vi ho inserito in questo elenco, vi ricordo la normativa PNRR relativa al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che tra i suoi obiettivi vede anche quello del perseguimento della parità. Questo per oggi è tutto. Io oggi concludo con una frase di Erika Jong, scrittrice, saggista e poetessa statunitense. Il femminismo non è morto, poiché il potere è ancora nelle mani degli uomini. Dedico questo breve jolly a mia madre, che mi ha insegnato ad essere non una donna qualsiasi, ma una donna forte ed indipendente. Questo per oggi è tutto. Ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento di giornata.